brevissima introduzione e poi lascio a lei ovviamente la parola. Va bene. I ragazzi di che scuole sono? I ragazzi sono tutte praticamente classi dell'Istituto Superiore Einaudi di Cremona che ha aderito in massa a questo evento. Mi fa molto piacere. Una scuola secondaria di secondo grado di Cremona che aveva la sede proprio davanti al provveditorato di Cremona e che oggi è presente con un numero consistente di classi, 2, 4, 6 classi di questo istituto e penso ci sia anche qualche istituto di Sondrio che faccio fatica a riconoscere dai docenti perché non conosco tutti i nomi, però ecco abbiamo circa un centinaio, anzi un po' più di 100 ragazzi che sono connessi con noi. Quindi vi ringrazio perché io continuo a condividere con Cremona le iniziative che facciamo e vedo che c'è sempre una risposta positiva e mi fa piacere perché no, questo vuol dire che alla fine se il provveditore cambia non è importante, ma se le iniziative sono interessanti, le scuole rispondono sempre. Ringrazio davvero di cuore il professor Francesco Profumo che trova sempre un momento da dedicare al mondo della scuola. E noi abbiamo letto qualche giorno fa la pubblicazione del rapporto ACRI sul risparmio, che è un tema interessante. Risparmiare, perché risparmiare, come risparmiano gli italiani, insomma, fa parte di quell'educazione finanziaria che è all'interno per noi anche dell'educazione civica. Quindi ho chiesto al professore di raccontarci un po' qualcosa sul tema degli italiani e del risparmio, magari con qualche riferimento ai giovani. Però prima di questo devo fare al professor Francesco Profumo anche pubblicamente i complimenti perché è stato nominato membro del Consiglio europeo per l'innovazione. E gli chiedo anche se può dirci, perché perdono, chiedo scusa della mia personale ignoranza in materia, di che cosa si tratta, perché è un organismo molto importante di cui ho letto qualcosa, però davvero chiederei al diretto interessato e soprattutto oggi quando parliamo di innovazione parliamo di tante cose, di cosa si occuperà in questo suo nuovo e ulteriore ruolo che unisce a quello di presidente della Compagnia di San Paolo, quello di presidente di ACRI e anche questo perché così almeno non si annoia. Quindi le chiedo nel farvi i complimenti se ci può dare qualche informazione su questo suo incarico e poi se possiamo entrare nel merito della nostra chiacchierata. Grazie mille, professore, grazie. Grazie, grazie molto. Tanto la ringrazio ancora una volta per questo invito che è parte di questo percorso che stiamo facendo in comune da qualche anno. Nel passato abbiamo avuto l'occasione di incontrarci e di avere una partecipazione fisica di entrambi in diverse scuole sia di Crema, Cremona e dall'altra parte di Sondrio, in questa nuova modalità di vita, quindi questa nuova normalità. Per ora non siamo ancora rientrati nelle modalità tradizionali, ma mi sembra insomma che un po' con forme ibride, un po' con la possibilità di utilizzare al meglio queste modalità remote, in realtà stiamo cercando comunque di sopperire a un qualche cosa che comunque ci manca, che è la possibilità di mantenere relazioni anche nel tempo. Con riferimento al tema europeo, non so quanti dei ragazzi sanno che già nel 2007 il presidente Barroso aveva commissionato una ricerca sull'impatto che avevano avuto gli investimenti della Commissione europea sui temi della ricerca, da una parte,
e dell'innovazione dall'altra. Per capire bene il linguaggio, l'innovazione è quella fase, diciamo, di maturazione dei processi collegati agli sviluppi nuovi in cui i risultati della ricerca, quindi a ricerca finita, vengono utilizzati al fine di essere scaricati a terra, come si dice, e quindi di poter portare sviluppo ai diversi territori. Adesso la faccio un po' più semplice, la cosa è un po' più articolata. Ebbene, il risultato di quella ricerca fu molto interessante, perché fu evidenziato come gli investimenti in ricerca, nel corso dei programmi pluriennali di finanziamento dell'Europa, che sono ormai negli ultimi 20 anni di durata quadriennale, settennale, i risultati sono stati decisamente positivi, nel senso che i ricercatori europei hanno ottenuto, grazie alle attività di ricerca, una valorizzazione della loro reputazione, risultati tangibili di grande valore, e quindi la competizione con i grandi competitor, Stati Uniti da una parte, Cina, Giappone, Corea dall'altra, è stata decisamente positiva per l'Europa. Risultati molto meno positivi dalla ricerca del 2007 erano stati evidenziati per la parte innovazione, cioè l'Europa, nonostante abbia ottenuto questi ottimi risultati sulla ricerca, poi nello scaricare a terra i risultati, le difficoltà sono state molto importanti. Allora il presidente Barroso avviò una sperimentazione attraverso quello che si chiama Istituto Europeo di Tecnologia. È un istituto virtuale, cioè nel senso che non ha un edificio, non ha, cioè ce l'ha, ma è solo di tipo amministrativo, ed è un istituto che è distribuito all'interno dei paesi dell'Unione Europea, quindi dei 27 paesi. Questa operazione è stata fatta nel corso degli anni con la creazione di quelle che vengono chiamate KIC, che sono Knowledge Innovation Center, cioè dei centri per l'innovazione, che sono selezionati sulla base di call pubbliche, e queste call pubbliche hanno l'obiettivo di individuare su tematiche che sono definite dalla Commissione dei partenariati di soggetti in almeno 3 paesi dell'Europa, in modo tale che questo possa avvenire. La prima call di questo tipo fu nel 2010 e gli argomenti furono 3: uno sull'information technology, sull'ICT, il secondo sull'energia e il terzo sul cambiamento climatico. Successivamente ci sono state altre call, una seconda in particolare sul tema del cibo, una terza tra le altre sul tema della mobilità e separatamente del manufacturing, e adesso ce n'è una in corso sul tema dell'arte e della cultura. Questi non è un'attività di ricerca, è un'attività di valorizzazione della ricerca e di education, perché questo possa avvenire. Quindi c'è stata questa fase molto importante. Poi non so se voi lo sapete, ma all'interno dei programmi quadro, ormai da molti anni, c'è un'attività che viene realizzata attraverso un council che si chiama European Research Council, che è per la ricerca di base e che gestisce grant molto rilevanti in termini di risorse, ma in termini soprattutto di valore.
questa cosa ci è invidiata da tutto il mondo, è invidiata l'Europa da tutto il mondo. E questo è per la parte di ricerca fondamentale prevalentemente, particolarmente. Voi sapete che è iniziata una nuova programmazione europea, quella che si chiama 2021-2027, con un piano che si chiama Orizzonte Europa. Il precedente, che era il 2013-2020, si chiamava Orizzonte 2020. All'interno di Orizzonte Europa, quindi adesso, è stato creato un secondo council che si chiama European Innovation Council. Quello invece precedente si chiama European Research Council. Adesso ci sono entrambi. Ebbene, è stato istituito un board, il governing board di questo European Innovation Council, con 20 membri dei diversi paesi europei. E io sono stato individuato come uno di queste 20 persone. La prima riunione sarà questa settimana, la giornata di venerdì, e comincerà questa avventura. Speriamo che i risultati siano buoni, le premesse ci sono tutte. Sarà certamente un lavoro molto faticoso, ma credo che valga la pena di provarci. Naturalmente, se ci sono domande, posso rispondere per quanto di mia conoscenza, quindi non conosco ancora esattamente tutti i dettagli. Professor Molinari, sono stato chiaro? Ma direi chiarissimo, anzi è un, devo dire, un po' di lavoro la attende anche da questo punto di vista, ma davvero è stimolante pensare che a livello europeo si pensi così in grande e si cerchi di trovare poi soluzioni concrete nei vari ambiti della nostra vita quotidiana. Le hanno dato una grande responsabilità, ma credo l'abbiano data alla persona giusta, e quindi noi siamo tranquilli e felici per questa, per questo suo incarico. Quindi di nuovo complimenti e buon lavoro, e adesso possiamo entrare nel vivo in questi tre quarti d'ora che ci restano per la sua lezione, quindi parlare un po' del tema del risparmio. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi ancora per l'invito. Allora, intanto vorrei darvi il contorno del perché c'è questo interesse rispetto al risparmio. Nella la 27esima giornata mondiale del risparmio, che si è tenuta per la parte italiana a Roma il 21 di ottobre, quindi qualche settimana fa, ha avuto come centralità quella di avere come elemento di focus il risparmio privato e le risorse europee per la ripartenza del paese, che è il titolo dell'edizione del 2021. Da dove si parte? Si parte da questo elemento, si è partiti. Il risparmio accumulato dalle famiglie e dalle imprese italiane durante la pandemia ha raggiunto livelli record. Le risorse accantonate e ferme nei conti correnti bancari hanno continuato a crescere nel corso dell'ultimo decennio e hanno registrato un fortissimo incremento nei mesi della pandemia, come dicevo, arrivando a sfiorare i 1.800 miliardi di euro in questa fase di riavvio. Le chiusure forzate del biennio 2020-2021, imposte
per contenere la diffusione del contagio da Covid-2019. Tutti noi ne siamo stati vittima. Voi ragazzi non avete potuto andare a scuola, o perlomeno solo parzialmente, avete dovuto utilizzare strumenti come la didattica a distanza. La stessa cosa è successa per i vostri genitori rispetto al lavoro. Quindi abbiamo tutti vissuto, possiamo dire anche sofferto, questa situazione. E in generale il clima di incertezza causato dalla pandemia ha, possiamo dirlo, decisamente contrastato il consumo degli italiani. Come conseguenza i risparmi sono cresciuti ad una velocità che non si era visto prima, nel senso che le persone, non potendo spendere, hanno risparmiato. Anche le aziende hanno prevalentemente tirato i remi in barca, che vuol dire che hanno fatto meno investimenti, si sono meno esposte, in attesa che si chiarisse l'evoluzione della crisi. E quindi il risultato è stato che hanno smesso di investire e di scommettere sul futuro. Si tratta quindi di una liquidità depositata nei conti correnti gigantesca, che è ferma e che quindi è in attesa di essere destinata. Il tema è: come si può scongelare questo risparmio? Il risparmio, come abbiamo detto, è bloccato sui conti correnti bancari delle famiglie e delle imprese. Come fare in modo che la sterile accumulazione, no, si trasformi in fruttuosi investimenti per il futuro del nostro paese? Come trasmettere il valore del risparmio, quale scelta individuale e collettiva, in grado di trasformarsi in potente volano per la crescita delle nostre comunità? In altre parole, come possiamo sbloccare queste risorse che attualmente sono ferme nei nostri conti correnti, nei conti correnti dei vostri genitori, delle imprese, e metterle a disposizione del paese? Come capirete, la questione è molto complessa. In molti si sono interrogati su questi temi, e alcuni spunti sono certo che arriveranno dagli interventi successivi. Una prima riflessione. L'idea di introdurre incentivi fiscali per stimolare gli investimenti è stata evocata da più parti, ma probabilmente da sola non è sufficiente. Se l'incertezza ci spinge a non rischiare e a tenere bloccati i risparmi sul conto, il motivo è la fiducia e la speranza nel futuro, che ci sprona a liberare le risorse per contribuire ad un processo più grande. Questo è l'elemento che frena la possibilità di sbloccare queste masse di risorse che noi chiamiamo risparmio, che sono ad oggi bloccate nei conti correnti. La campagna vaccinale pianificata e realizzata con successo anche nei confronti di altri paesi in Europa, in Italia da questo punto di vista si è fatto un lavoro molto strutturato, con risultati molto importanti in termini di vaccinazione, quindi il paese si è comportato bene. Sta accompagnando la generale ripresa del paese. Il riavvio delle attività, le progressive riaperture dei luoghi di svago e di aggregazione, voi potete incominciare, potete uscire molto di più che nel passato, potete incontrare i vostri amici, potete fare le vostre feste, però sempre con molta attenzione e responsabilità, perché la pandemia non è finita, e quindi la rivalutazione anche delle scuole in presenza. Questo lo sappiamo che è un elemento molto rilevante, perché la scuola non è solo luogo di educazione, ma è anche
luogo di socializzazione, di maturazione. La maturazione si ha solo nel contatto continuo tra ragazze e ragazzi e naturalmente nella loro interazione con i loro insegnanti. Il tutto non ha la stessa valenza nel momento in cui si hanno forme di educazione solo attraverso la didattica a distanza. Tutto questo può contribuire naturalmente a diffondere un clima di crescente fiducia e di speranza, che è il prerequisito per sbloccare i risparmi e riavviare gli investimenti. Ma è importante comunque continuare a promuovere il valore del risparmio in tutte le sue forme. Nel nostro paese, forse voi lo sapete, se ne parlate con i vostri genitori, loro certamente vi potranno aiutare a capire meglio, la storia delle casse di risparmio delle nostre città, dei nostri paesi, costituisce un esempio limpido e lungimirante di una visione del risparmio quale strumento rivolto al futuro. Le casse di risparmio sono nate prevalentemente nella prima metà del XIX secolo, ma alcune anche prima di quegli anni, e hanno saputo trasformare la raccolta dei risparmi in preziosi salvadanai fruttiferi, che continuano ancora oggi a portare i frutti rigogliosi. Dalle casse di risparmio sono nati i principali istituti di credito bancario del nostro paese, che operano tuttora nel paese. Inoltre, alcune casse sono ancora attive individualmente sui territori, portando avanti tradizioni territoriali che sono ormai secolari. Dalle casse di risparmio, ormai 30 anni fa, sono nate anche le fondazioni di origine bancaria, che hanno continuato a conservare e a far crescere, investendo in maniera diversificata, quel risparmio originario per finanziare progetti in favore del bene comune delle comunità. Tornerò su questo punto più avanti nel mio discorso. Io in questo momento sono il presidente di una delle grandi fondazioni di origine bancaria che si chiama Fondazione Compagnia di San Paolo e sono anche il presidente dell'associazione che si chiama ACRI, che è l'associazione a cui aderiscono le 83 fondazioni di origine bancaria del nostro paese. A fronte di quello che ci siamo detti, però, cresce la povertà. Quindi, a fronte dello scenario di crescita del risparmio, che ho descritto in questa prima parte di questo mio intervento, c'è un altro dato da ricordare, che è cresciuto vertiginosamente in questo biennio, cioè nel biennio della pandemia e della povertà. Alcuni lo hanno definito un paradosso, ma ritengo che la pandemia abbia semplicemente svelato un paese lacerato da profonde disuguaglianze di tipo economico, sociale e territoriali, e abbia inoltre contribuito ad allargare ulteriormente i divari esistenti. Oggi, in Italia, 2 milioni di famiglie vivono in condizione di povertà assoluta, ben il 7,7% del totale, il più alto dal 2005, quando è iniziato questo monitoraggio. Gli individui coinvolti sono oltre 5,6 milioni, cioè il 9,4%. A causa della pandemia, i cosiddetti nuovi poveri, persone che per la prima volta hanno dovuto chiedere aiuto per nutrirsi, sono oltre 450.000. Questo è un dato della Caritas. Questo vuol dire che l'accumulazione dei risparmi, a cui facevo riferimento, ha interessato solo una parte,
numericamente consistente dei nostri connazionali, ovvero quelli che hanno un lavoro dipendente a tempo indeterminato in aziende medio-grandi, oppure che lavorano nel pubblico, oppure sono pensionati. Per tutti loro, a parità di reddito percepito, la contrazione dei consumi si è tradotta in una crescita di risparmio. Al contrario, invece, i lavoratori precari, quelli autonomi, i commercianti e tutti i cittadini in difficili condizioni economiche, in questi mesi hanno dovuto ricorrere, laddove possibile, ai risparmi accumulati in precedenza. A questi si aggiungono tutti coloro, soprattutto donne, che hanno perso o hanno dovuto rinunciare al lavoro per dedicarsi alla cura di bambini o di anziani. Quando ragioniamo di termini di temi economici e sociali, è sempre ben tenere a mente la composizione molto variegata e, lasciatemi dire, a macchia di leopardo che caratterizza il nostro paese. Le novità e le crisi hanno infatti un impatto molto diverso tra nord e sud, tra città metropolitane e piccoli centri, tra zone densamente popolate e zone interne. Fortunatamente abbiamo l'Europa. E allora che cosa è successo? Perché anche la percezione nei confronti dell'Europa è così cambiata nell'arco di tempo veramente breve? Alla crisi innescata dalla pandemia e alle profonde ricadute economiche e sociali, l'Unione Europea ha fornito una risposta decisamente senza precedenti. Gli effetti di questa innovazione si vedranno negli anni a venire. Tuttavia, il fatto che sia finalmente stato superato il rigorismo di bilancio e sia stato adottato un piano di spesa pubblica finanziato per la prima volta con l'emissione di titoli di debito pubblico europeo, quindi non più dai singoli stati, ma direttamente dall'Europa, segnano un passo storico che può contribuire a rilanciare l'idea stessa dell'Unione. Sono quelli che ogni tanto vengono chiamati Eurobond. Allora, se sommiamo le risorse di Next Generation EU Plan, che è questo programma, piano straordinario, di risorse stimolate proprio dalle necessità che sono emerse dalla pandemia, con quelle del quadro finanziario pluriennale 21-27, quello che vi dicevo inizialmente che si chiama Orizzonte Europa, ci accorgiamo che la dotazione complessiva di strumenti comunitari previsti dall'Unione per i prossimi anni arriva a ben 1.800 miliardi di euro. Alla crisi l'Europa ha saputo rispondere unita, con un acquisto coordinato dei vaccini, lo sapete, i vaccini sono stati acquistati dall'Europa, e sapendo rinnovarsi nel modo di operare nell'emergenza in favore dei suoi 500 milioni di cittadini, che sono i cittadini dei 27 paesi dell'Unione Europea. Questo, lo capite, è un ottimo segnale che ci sprona a proseguire su una sempre maggiore integrazione. La conferenza prossima, della primavera prossima, sul futuro dell'Unione può essere un'occasione straordinaria per accompagnare e accelerare questo rinnovamento, rilanciando finalmente un'idea d'Europa dei cittadini. Quindi non più un'Europa solo burocratica, chiusa su Bruxelles, ma un'Europa che viene vissuta direttamente dai cittadini, da questi 500 milioni di cittadini europei che stanno vivendo questo momento storico in cui
l'Europa è una madre benevola, è una madre che si occupa dei problemi dei suoi cittadini e interviene per lenire dolori e differenze. L'indagine Acri-Ipsos, che viene realizzata ogni anno nei mesi precedenti alla Giornata Mondiale del Risparmio, e quindi realizzata anche in quest'anno in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, registra una grande crescita della fiducia nell'Unione Europea da parte degli italiani. Oltre il 60% è convinto che l'Europa stia lavorando bene e stia andando nella direzione giusta. Questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni. Più del 70% è convinto che uscire dall'Unione Europea sarebbe un grave errore. Lo possiamo dire, questa è la migliore risposta che avremmo potuto dare ai venti sovranisti e agli epigoni di Brexit. Voi lo ricordate, un paio di anni fa c'era un populismo dirompente e c'era una credine nei confronti dell'Europa senza precedenti. Che cosa ha portato questo nuovo vento europeo nel nostro paese? Quello che si chiama il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato predisposto dal governo italiano e rappresenta una piattaforma ampiamente condivisa, che nelle sue 6 missioni delinea il profilo della nuova Italia, che tutti vogliamo esca da questa crisi. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Questa è una delle missioni. Rivoluzioni verde e transizione ecologica. Infrastrutture per la mobilità, questa è una seconda, poi la terza, infrastrutture per la mobilità sostenibile. Quarta, istruzione e ricerca, la quinta, inclusione e coesione e salute, sesta. Queste sono le 6 grandi missioni di quello che viene chiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un acronimo che è PNRR. Queste missioni, combinate con le grandi riforme previste dal piano, che ve le ricordo, sono la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, la riforma per la semplificazione delle procedure, della concorrenza, tracciano il ritratto ideale di un paese che finalmente si scrolla di dosso il suo immobilismo e riparte di slancio. Però, per la messa a terra di questo piano è indispensabile che si riescano ad attivare vasti ed inediti partenariati in grado di connettere il pubblico, il privato e il terzo settore, per consentire che centro, periferia, territori e persone collaborino nel modo migliore. Questa è l'unica via possibile se vogliamo che il PNRR non crei delle cattedrali nel deserto, che lasceranno il conto ai posteri, che dovranno ripagare i debiti, ma che sia invece il perno agli aiuti e alle azioni che possono trasformare l'Italia. Questa è un'occasione unica ed è l'ultima occasione che abbiamo. Che cosa possono fare le fondazioni di origine bancaria? Le fondazioni di origine bancaria sono pronte ad offrire tutte le loro competenze, la loro comprovata capacità progettuale, il loro stretto e vitale legame con i territori, le stabili relazioni che hanno intessuto con le istituzioni locali e con tutte le reti di organizzazioni della società civile. Questo potrà contribuire a far sì che i progetti finanziati con il PNRR atterrino sui territori in maniera efficace, producendo un reale e duraturo effetto di ripresa. In merito a questo, da mesi, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie, che come vi dicevo si chiama ACRI,
È in corso interlocuzioni con alcuni ministeri per poter mettere a sistema la capacità delle fondazioni e fare in modo che questa occasione straordinaria non vada sprecata. Naturalmente è ancora prematuro illustrarli nel dettaglio, ma si tratta prevalentemente di forme di accompagnamento della transizione sui territori. Lo scorso anno è iniziato un dialogo tra l'ACRI e il governo in merito ad una progressiva riduzione del carico fiscale che grava sulle fondazioni, che ha portato a un primo importante cambio di passo registrato dalla legge di bilancio del 2021. Il confronto su questo tema sta proseguendo positivamente anche con l'attuale esecutivo, in particolare con il ministro dell'Economia e Finanza Daniele Franco e con il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, che naturalmente con i quali abbiamo molte interazioni, con i quali stiamo facendo un ottimo lavoro. Come ACRI noi siamo ottimisti che presto potremo vedere gli esiti di questo percorso, che si tradurrà in un'ulteriore crescita delle risorse che le fondazioni possono erogare a favore delle comunità. Ecco, questo è quello che volevo raccontarvi. Da una parte il tema del risparmio, il risparmio privato cresciuto, che da una parte è un buon segno, dall'altra invece, come ho cercato di evidenziare, è determinato da elementi che sono stati strettamente connessi alla pandemia, cioè meno investimenti, meno possibilità di spendere fondamentalmente, e quindi è cresciuto il risparmio, tenendo presente che questo è un segno anche di mancanza di fiducia e di visione strategica del futuro. E quindi questo è un tema che deve interessare particolarmente voi ragazzi. Voi siete il futuro di questo paese. I più grandi investimenti che un paese possa fare sono proprio, è proprio quello dell'educazione delle nuove generazioni. L'educazione delle nuove generazioni è un tema di grandissima rilevanza e il risparmio è un elemento che può aiutare questo percorso delle nuove generazioni. Io mi vorrei fermare qua e naturalmente ascoltare i vostri commenti e le vostre domande. Grazie a tutti e buon proseguimento. A voi. Grazie professore, grazie mille per il suo intervento, sempre puntuale e preciso. Se qualcuno dei ragazzi delle classi che sono connesse vuole rompere il ghiaccio e porre un quesito, o il professor Longobardi, che è il referente per l'educazione finanziaria dell'ufficio scolastico di Sondrio, o l'avvocato Bergamini, che si è connesso e ci segue sempre, rompiamo il ghiaccio e poniamo, abbiamo un quarto d'ora, possiamo porre qualche quesito al professore. Mimmo, prego. Grazie, grazie Fabio. Grazie al professor Profumo per l'interessantissima relazione. E niente, più che un quesito era un po' una riflessione, per cui volevo sentire il parere del professor Profumo. Nel parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lui ha sottolineato in più occasioni che è fondamentalmente l'ultima occasione che come Paese e come Paese Italia, e probabilmente anche per altri aspetti a livello più ampio, a livello globale, abbiamo perso. E mi veniva in mente in particolare una delle missioni del piano, che è quella della rivoluzione verde, la transizione ecologica, la difficoltà che mi sembra già da adesso si intraveda nell'affrontare questo particolare aspetto. Per esempio, usciamo dal COP26, abbiamo visto un po' il confronto che c'è stato sulle decisioni rispetto all'utilizzo
dei combustibili fossili, la riduzione, eccetera. Abbiamo visto che come paesi, come la Cina, qualche altro paese, che attualmente sembrerebbero non pensarci proprio a ridurre l'utilizzo di questi combustibili. La domanda sorge spontanea anche a me, che ormai ho una certa età, cioè, e certe dinamiche un po' sono abituate a leggere, però mi chiedo, su un aspetto così globale, cioè che praticamente coinvolge tutto il mondo, cioè quello che facciamo oggi in Italia in termini di emissioni di CO2 piuttosto che altri gas serra, non è limitato soltanto al nostro paese, ma è limitato, sì, inevitabilmente va a finire su quello che è il comportamento del clima su tutto il mondo. In un aspetto del genere, visti gli esiti, per esempio, del COP22, insomma, ci sono le speranze effettivamente che si riesca a cogliere i risultati anche nel nostro piccolo, come paese, dove poi ci sono anche altre spinte, si accennava ai populismi, si accennava, abbiamo una situazione politica che conosciamo essere quella che è, tutto il resto, cioè era un po' questa la riflessione, riusciremo veramente a cogliere quest'ultima importante occasione. Caro dottore, intanto la ringrazio molto di queste sue riflessioni e anche dello stimolo per poterle dare una risposta e naturalmente farla condividerla con i nostri studenti. La responsabilità è solo nostra. Il paese deve dimostrare di essere un paese che ha responsabilità, nel senso che le risorse che sono per il Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza, il PNRR, sono circa 210 miliardi. Di questi 70 miliardi sono a fondo perduto e 140 miliardi sono a prestito. Attenzione però, tutte queste risorse, che sono quelle collegate alle sei missioni di cui vi dicevo, sono solo potenziali. Nel senso che, mentre nel passato le risorse europee erano risorse che venivano attribuite sulla base della valutazione dell'input, che vuol dire dei documenti di progettazione che venivano presentati dai singoli paesi, in questo caso le risorse sono distribuite a stato di avanzamento, cioè le cose bisogna farle e farle bene e devono essere valutate anche in termini di impatto, che significa che ogni euro investito deve da una parte generare euri futuri per poter ripagare il debito e dall'altra deve consolidare questa crescita che abbiamo visto che c'è in questi mesi e che non sia semplicemente un rimbalzo. Tutto questo è molto complicato. E la facility, scusi. Sì? Sì. No, le porti nella saletta dall'altra parte, perché io devo finire la videoconferenza, grazie. Grazie. Scusate. E quindi c'è questa modalità che è una modalità in cui si responsabilizzano molto i paesi. E poi bisogna fare bene attenzione che il processo ha certamente la finalizzazione delle risorse, ma è un percorso che parte dalle riforme, dall'inserimento di nuove competenze all'interno, per esempio, della nostra pubblica amministrazione, della valutazione dell'impatto che i singoli progetti che sono presentati determineranno, e poi da ultimo ci sono le risorse. Allora, perché questo meccanismo possa realizzarsi, è necessario che ci sia una profonda responsabilità
di tutti i cittadini che partecipano a questo percorso. Secondo elemento, queste risorse la Commissione europea non ce le ha, ma le acquisirà a mercato, attraverso ciò che abbiamo chiamato Eurobond, e naturalmente il mercato risponde rispetto al comportamento dei paesi, perché ci saranno nel corso dei prossimi anni raccolte successive e saranno raccolte di risorse che vengono dal mercato, come dicevo, per i diversi paesi. Quindi ci sarà una raccolta per la Germania, una raccolta per su base europea. E naturalmente la risposta dei mercati sarà molto correlata al comportamento dei paesi. È una legge severa, ma è una legge alla quale noi dobbiamo rispondere. E queste sono le condizioni. Grazie. Grazie a lei. Se ci sono magari altri interventi dalle classi collegate. Se c'è qualche altra domanda, perché mi pare che il professore abbia già qualcuno che lo attende, però magari un'altra domanda se viene dagli studenti, altrimenti lo lasciamo ai suoi ospiti. Ragazzi, come sempre, ci riempiono di domande. In realtà poi quando il professore viene di persona fanno sempre un sacco di domande. L'utilizzo di questo sistema di mediazione telematica inibisce un po' di più. È un po' più complesso. Allora, visto che non ci sono interventi, io direi, se vi viene in mente qualcosa, magari mi scrivete, io sottoporrò al professore le vostre curiosità e magari organizzeremo un altro momento in cui il professore risponderà alle curiosità che sono pervenute. Io la ringrazio davvero di cuore, perché lei ha sempre un momento per noi e per il mondo della scuola, e questo per persone che hanno anche tanti impegni non è una cosa così scontata, quindi la ringrazio doppiamente. Speriamo di vederci presto, magari anche prossima settimana in quel di Roma, e le auguro davvero buon lavoro di cuore per tutto. Grazie molto, grazie di tutto. Un caro saluto a tutti gli studenti che mi auguro di poter poi incontrare fisicamente. E ringrazio anche molto il dottor Longobardi per la sua presenza in tutti questi nostri. C'è una domanda, chiedo scusa, c'è una domanda che è arrivata adesso, perdoni professore. Certo. La quarta B dell'Istituto Einaudi chiede se il settore agroalimentare può essere un punto di forza per gli investitori. Il settore agroalimentare è previsto dal. Se fa riferimento al Piano Nazionale della Resilienza e della Ripresa, è sì. Dall'altra parte, anche gli investimenti privati nel settore agroalimentare in questa fase sono particolarmente rilevanti, perché l'agroalimentare sta attraversando una fase di profonda trasformazione tecnologica. E quindi ci sono delle ottime prospettive di investimento in questo settore, e il nostro paese è in prima linea da questo punto di vista. Ok, grazie anche per questa risposta. A questo punto la lasciamo veramente libero. E di nuovo grazie a tutti, grazie ai ragazzi, ai loro docenti, a Mimmo. E noi come futuri operatori potremo usufruire di questi investimenti? Proseguono i ragazzi.
Allora, naturalmente gli investimenti sono collegati ai progetti, non sono risorse a pioggia, non sono risorse che vengono distribuite senza che ci siano progetti alle spalle, e i progetti devono essere, come dicevo in precedenza, sostanziati anche da quegli elementi di sostenibilità nel tempo che sono necessari perché le risorse investite possano essere elemento di crescita non solo per il nostro paese, ma per tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi la risposta è sì, ma a queste condizioni. E le condizioni sono severe perché queste risorse vengono dalle tasche di tutti i cittadini d'Europa. Grazie, adesso veramente chiudiamo perché abbiamo abusato fin troppo del tempo del prof. Davvero grazie di nuovo e buona continuazione. A presto. Grazie molto. Grazie Arrivederci a tutti, mille. grazie. Arrivederci. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, grazie.